Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su The Within, The Consequence per un nuovo episodio. Allora, ci eravamo lasciati qua, in questo bellissimo posto, praticamente. Ecco, subito che cambia tutto. La luce stai sempre accesa, grazie mille che abbiamo bisogno di te. La vedo abbastanza grigia, anzi buia, per essere un po' più in pandan con il contesto in cui siamo, in poche parole. La scala più lunga del mondo, praticamente. Ma dove cappero stiamo andando? Poi coi Sei stata tacchi, eh. assegnata alla tua squadra per un motivo. Castellanos e Oda non sanno nulla, ma stanno cercando delle risposte. Cercano noi, quindi? Uno di noi. Ma in questo modo possiamo eliminarla. Avervi tutti in un unico posto può darci delle opportunità. Si è fatta tipo un chilometro di scale con i tacchi. Meraviglioso. Deve essere comodissimo. Questo è il dipartimento di polizia. Perché sono qui? Non me lo chiedere. Non ne ho idea. Proprio come te. Siamo due completamente ignoranti in questo momento. Come sta lì? Benissimo, tutto fila liscio. Vorrei solo che mia moglie si prendesse più tempo per sé. In pratica non è andata in maternità. Una delle migliori di Crimson City. Un poliziotto eccezionale. Ma ce la caveremo senza di lei ancora per un po'. Meglio che non ti senta parlare così. Ti prenderebbe a calci nel culo, Joseph. Sembra molto prima del mio arrivo. Sono tutti molto più giovani. Ma il profilo di Sebastian non parlava di una moglie. Tanto meno di una figlia. Strano perché noi sappiamo che ce l'ha avuta, cioè nel senso, aveva sia moglie che figlia. Comunque si dice, direi che lui era molto molto più giovane all'epoca. Ah, è una cassaforte. Però non so i numeri. Sarà da qualche parte, immagino. Vediamo se troviamo dei numeri in giro, anche se non credo. Qua non c'è niente. Però può essere una cosa. Sono dei calci a rotta di collo. Però questa no. Questa porta è diversa. Bisogna dargli rispetto. Ah, qua c'era un disco, non me ne ero accorto. Guardate che roba, trovato, perfetto. E no, avevo visto prima che c'era un qualcosa che abbiamo saltato a sto punto. Eccoli qua. Era qui che volevo arrivare. Vabbè, questi non si possono prendere. Vabbè, una stanza abbastanza inutile. Peccato che i numeri non si trovino perché non so, non ho ancora visto niente io. Quindi direi che possiamo anche lasciar perdere, purtroppo. Vorrei tanto sbloccare quell'ingranaggio, ma senza numeri mi sa di sfida un po' ardua. Saranno da qualche parte, no? È impossibile che non ci siano. Mi sembra strano. E dai, dai un calcio a sta porta, su. Non è che sono su. No.
Da qualche parte saranno, però. Vabbè, niente da fare. Mi sa che ci tocca lasciar perdere, purtroppo. Ascolta, Sepp, dobbiamo parlare. Tutte le tue teorie del complotto. Stai perdendo il controllo. Non puoi fare così davanti al capitano. Ho una vista, Joseph. Non mi devi nascondere niente, chiaro? Certo, Sebastian. Cerco solo di aiutarti. Voglio aiutarti, ma devi riflettere molto attentamente. Tua figlia è stata una perdita terribile per tutti, ma tua moglie... Myra mi ha lasciato, Joseph. Se n'è andata. Quando dovevamo restare uniti, se n'è andata. Ma perché? Devo scoprirlo. A qualunque costo. Prima sua figlia, poi sua moglie, una dopo l'altra. Ecco perché era sempre così chiuso. Un motivo forse c'era. Comunque, sì, diciamo che stiamo rivivendo i momenti che poi Joseph aveva trovato nel gioco principale come lettere, come note, se non ricordo male. Una parte molto riflessiva questa, in cui scopriamo i vari accadimenti della vicenda. Julie Kidman, praticamente non ha esperienza e non sappiamo niente di lei. Mandala a interrogare i testimoni allora. Mandala sulle strade. No, lei viene con noi. L'addestrerò io, è sotto la mia responsabilità. So che è una cosa personale e che non vuoi parlarne. Ma una recluta non può rallentarci perché ti senti colpevole. Sebastian, lui e Joseph non dovevano essere coinvolti. Non doveva andare così. Ma in che senso? Perché non... Cioè, perché l'ha presa se era una recluta? Cioè, nel senso, vorrei capire la scelta da cosa è derivata di Kidman. Cos'è? È in servizio da una settimana. Com'è andata? Osservazione e rapporto, come da ordini. Incredibile essere dall'altra parte dopo ciò che ho passato. Niente di particolare? Niente. Non posso farmi beccare a curiosare negli archivi segreti mentre sono ancora in prova, quindi come scopro cosa sanno di noi? Si guadagni la loro fiducia. È tutto ciò che può fare. Ci vorrà un po', ma alla fine la lasceranno entrare. Non sapevo che tutti gli agenti di polizia fossero così. Lo stereotipo del detective duro e puro è ancora di moda. Le nostre informazioni su Oda dicono che non è tipo da lasciarsi sfuggire qualcosa. Faccia attenzione. Lo farò, ma non riesco a immaginare noi due andare d'accordo. E il detective Castellanos? Ha qualcosa da dirci su di lui? Molte volte sembra ubriaco, ma almeno è un tipo gentile. È davvero lui di cui dobbiamo preoccuparci. Sembra innocuo. Lui è un tipo emotivo. Gli lasci lo spazio che gli serve. Lo rispetti come un superiore. Quindi il suo compito era di entrare dentro agli archivi e rubare informazioni sulla polizia? Così, deduco. Questa è Crimson. Non può essere vero. La luce. Un prototipo stemma ambiguo. Il beacon. Spero solo di riuscire ad arrivarci prima di lui. Ah, dobbiamo arrivare fin là. Tanti auguri. Anche perché è abbastanza distante. Quindi ora sta narrando tipo la strada che ha fatto Kidman per arrivare a Beacon e inseguire i detective, in poche parole.
La vedo molto molto dura. Ma porca miseria. Ma se c'è lo zombie, non ero accorto. Non l'avevo visto. Gli esperimenti di Ruben hanno richiesto sempre più cavie. Disgraziatamente tutti hanno sofferto come, se non più, dei pazienti precedenti. Per fortuna il beacon e questa città non mancano di soggetti sacrificabili. Dovrei sentirmi più colpevole, ma ho dimenticato il mio giuramento di Ippocrate da molto tempo. Il potenziale scientifico e medico di questo lavoro è troppo grande. La Mobius mi ha anche offerto un compenso di tutto rispetto. La promozione a direttore del beacon non è da prendere alla leggera. Ma prima di tutto, vogliono che io abbia una certa reputazione, pubblicando i miei studi. Potrei rielaborare alcune delle ricerche di Ruben sulla valutazione dei pazienti. Non se ne accorgerà neanche. Oddio. Corriamo via, subito. Checkpoint. Non mi sta più seguendo, mi sa, eh. Ha smesso di seguirmi. Ok, ottimo. Ma porca miseria, che sfiga che ci abbiamo. Buttiamolo giù. Meraviglioso. Direi che è morto. Devo stare attento ora perché devo beccare il momento giusto in cui lui si gira, così da andargli dietro. Qui devo aspettare, in poche parole. Il tempo c'è. Abbiamo visto che il tempo c'è per arrivarci dietro e buttarlo giù. Dai, dai, dai. E girati su. E girati, bravo. Ce la faremo? Io credo di sì. E giù. Ciao. Un po' più lento io andrei comunque. Comunque davvero, ha una stamina questa che è qualcosa di imbarazzante. È sempre stanca. Il beacon è vicino. Non posso fermarmi. Ok, siamo quasi arrivati. Cioè, quasi. Oddio. In realtà manca ancora un bel po'. Domanda. Dove passo? Ah, ma c'è un buco qua che non avevo visto, scusate, ma a volte sto rincoglionito. Certo che sta cascando tutto a pezzi. Ma a sto posto ci eravamo già arrivati con i detective, se non mi sbaglio, eh. Me lo ricordo, non so perché. Ah, un altro minigioco. Ah, ho solo diversi tentativi. No, però un po' ho capito. No, ho sbagliato. Ah, ce l'ho quasi fatta, ce l'ho quasi fatta.
cavolo. Oddio, oddio, oddio. No, niente. Niente da fare. Allora. Questo. Questo. Perché sbaglio sempre? Non riesco mica a farcela. No! Avevo capito. Avevo capito. Niente, oh, è una roba fuori di testa. Ok. Penso di aver capito. No. Così. No. Porca miseria. A me queste cose fanno incavolare. Ho capito. Ho capito. No, ho sbagliato. Yeah, 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 yeah. E vai. Chi ha dura la vince. Chi ha dura la vince, sempre così. Bisogna solo insistere nelle cose. E noi abbiamo vinto. Comunque è un bel po' sfortunata sta Kidman, eh. Un bel po'. Dici che non dovrei esserlo, ma ti sono grata. Non so che mi sarebbe successo se non fosse stato per te. Il marchio. Cos'è? Frammento di scultura. Sembra la mia unica via d'uscita. Di qua c'è qualcosa? No. Allora. Ah, c'è qualcosa qua. Devo trovare tutti i pezzi, devo trovare. Ma ora ho capito. Si fa lunga, si fa lunga. Si fa molto lunga. Che cazzo! Ah, che palle! Che scatole!
E vai a sinistra. Vai a sinistra, su. Cava sta luce, va. La butto lì, eh. Per me ora deve entrare da dentro. No, non c'è niente qua dentro. La porca puttana ha fatto rumore. Ciao. Vai, vai, vai. Dai. E dai. Ciao bella. Ti ho fregato. Che cavolo però. Questa è l'ultima chance di provare la tua utilità, Kid. Non deluderci. Riportaci il ragazzo. Ridaglie. Basta! Via dalla mia testa! Comunque è davvero fissato questo ragazzo. Oh. Perfetto. Ragazzi, salviamo e ci salutiamo. Che direi che... Anzi, salutiamoci ora, poi salvo io. Direi che è tutto per il momento. Noi ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.